Ciao a tutti, nuovo episodio di LG e oggi finalmente è stata resa disponibile la demo di The Last of Us, nuovo capolavoro Naughty Dog, che non vedevo l'ora di provare e quindi subito proviamo questo già capolavoro, non ho dubbi in merito. Sono sicuro al 100% che sarà uno degli ultimi grandi giochi di questa generazione, E se fossi senza io, nulla voler togliere se a fossi questo gioco, giochi come GTA, chiamerei tutti i eccetera, miei amici eccetera. intorno Io comunque per penso che guardare che cosa questo c'è là fuori. sarà un grandissimo, grandissimo gioco. Vediamo un po' cosa succede. Siamo in un bellissimo posto, devo dire. Da questa parte. Solo Passando dal centro al la nord, tutto d'inverno per l'alba. è impressionante quanto è bello. Allora, vediamo un po'. Allora, con quadrato abbiamo il corpo a corpo. Con cerchio ci accucciamo. Ok. Con R1 probabilmente si spara. Comunque, ok. Abbiamo una grafica fantastica. Naughty Dog ovviamente. Non sbaglia un colpo, ragazzi. Non sbaglia un colpo. Io non avevo dubbio alcuno. Questa tenete conto che è la prima volta che accendo la demo, ovviamente. Hanno bombardato tutte le aree Ho voluto nucleari del paese registrare e hanno subito bombardato un centinaia di download centrali oltretutto nucleari veramente assurdo funzionanti. perché tra God of War vi rimbalza lo store, vi fa scaricare 135 mega e li installate e poi fa un altro download, una roba veramente idiota. Comunque vabbè, questi sistemi Per ora, dai. stupidi. Vediamo un po', c'è qualcosa qua? La Naughty Dog solitamente dissemina di collezionabili. L3. Bene, palazzo del governo. Ci terremo tutti qui. Non so, io ho fatto un giretto così. Era. Ora è desolazione. Allora. Quindi? Mi devo buttare giù? Non credo. Questo è un gioco serio. Bisognerà andare di qua, dai. Scagliamo. Sì, ho Da qui. capito. Qua si passa. Vediamo un po' com'è la situation. Post-apocalittica ai massimi, veramente una figata. Andiamo a vedere un po'. The All Stone Ball. Ponzi, ponzi, po. Voglio tanto bene a Naughty Dog perché mi crea questi giochi. Ehi, Tess. Torcia. Oh cazzo. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. È Vedi? abbastanza male. E possiamo esaminare il cadavere? No. Io spengo la luce. Allora, vediamo un po'. Calcolando che è stato fatto a pezzi da poco, io starei attento a muovermi. Anche perché ricordiamo, si tratta di un survival. Quindi le munizioni sono davvero molto molto importanti. E il modo migliore per superare i nemici molte volte non è ucciderli, ma è semplicemente un altro cazzo. Carica. Mi sta dando dei colpi, ma io non voglio sparare. Oh, sta giù. C'è un po' di tensione, devo dire. Oddio mio. Questo? Questo è un fungo. Dai, su, staccati. Cosa è successo qui? Stai bloccando. Così dopo anni di infezione. Quindi sono ciechi.
No, sono mostri. Vedono tramite come i pipistrelli. Non appena senti dei click, devi nasconderti. Non appena sento dei click, mi devo nascondere. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Ragazzi, occhio alla testa. Sto giocando al buio. Adesso mi salterà fuori un mostro e mi cagherò addosso facendo questa bellissima figura in diretta. Oh cazzo. Io faccio tanto il gradasso, ma in verità il survival horror mi fa anche cagare in mano. Che cosa c'ha? Un paio di forbici. Tutti oggetti che potrebbero essere utili. Allora, però qui non c'è assolutamente una fava. Ah, c'è una porta, ok. Cosa mi cadrà addosso aprendo questa porta? Dammi una mano con questa. Bisogno di una mano. Sì, però faccio un bordello, cioè. Oh cazzo. Merda, togliti, brutto stronzo. Non gli sparare, non gli sparare che fai rumore. Cretina. Grazie, però ha fatto casino. Adesso ne arriveranno altri. Cerchiamo provviste. Allora, fascia ferite un kit medico. Utilizzo il kit medico. Ah, su, tieni premuto R1 per iniziare ad usarlo. Cazzo! Oh, è stata tosta! È stato inquietante, rega. Sto gioco è una gran figata. Voglio la versione completa. Mi sono già rotto il cazzo di giocare la demo. Voglio L1 lancia la checker. Tieni, rimettiti in sesto. Grazie mille. Ah, vabbè. Il mattone può farmi molto comodo. Ah, si può forzare. Beh, giusto. Vi prendo a mattonate. Se c'è qualcuno lo prendo a mattonate, così non rompe le balle. Allora, non si riesce a levare dalle balle questo coso? Mi blocca la strada. Che pacco. Allora, andiamo a vedere un attimo di qua. Qua si passa. Raga, mica possiamo cadere, eh? Si passerà da qua? Oh, accidenti. Tocca scalare. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Vai. No, che figata, guardate, ho usato il kit medico e sul braccio è venuta la fasciatura. Beh, è epico sto gioco. Ti amo, Naughty Dog. Via libera. Tirami su. Dai, su. Ok, sei su. Dai Cinna, vai su tu. Dai. Poi vado su io. Oh, ma mi lasciai, io sono l'ultimo degli stronzi comunque. Ecco qua. Ciccia. Tirami su, va. Dai, andiamo. Bella veccia. Oh. Dai su, non peso tanto, Maria. Polemica. Okay. Sono un giovane arziello. Via, via, via. Oh, non ci vedono, eh. Sono ciechi, basta tirare il mattone e abbiamo risolto il problema. C'hanno un po' di scogliosi. No, ciccia, no! Volevo fare io, Cristo. Cerchiamo di distogliere l'attenzione da noi. Bravo. Bravo. Non guardarci, non guardarci. Un po' un casino. Non lo vedo più.
per sicurezza. Via. Fatto. È andata bene. Ellie, stai bene? Sì, ma tu non urlare ogni volta che... Cristo. Andiamo. Su. Dammi un secondo. Dio mio, che bordello che stai facendo, Vecio. Eccoci, ragazzi. Dai. Dentro. Ah. Capito, sti qua... Cioè sono ciechi, ma ci sentono benissimo. Abbiamo fatto un casino della Madonna, non ci ha cagato nessuno. Dai che quello crolla. Dai su, Ellie, dai su. Su, su. Brava Cinna. Mi divertirò tantissimo a giocare con te. Merda, quanto cazzo è bello sto gioco. Ma Dio buono, quanto è bello. Lo voglio subito. Naughty Dog, perché lo rilasci così tardi? Corona... Una settimana, quasi due settimane devo aspettare per giocare a sto capolavoro. Non è giusto, non è giusto, non è giusto. Voglio giocarci subito, cazzo, vabbè, che figata. Tu metti via quella pistola e fai del bordello. Non bisogna far rumore. Ah, trovato un revolver. Allora, slot delle armi, armi, tieni premuto X per richiamare l'inventario. Ok. Ah, ok. Vabbè, dammi il revolver, ma tanto no. Non ho intenzione di usarlo, quindi... Rimani con la ragazza. Cioè, a meno che non sia strettamente necessario, vorrei evitare. Certo che dal rumore che sento mi sa che sarà strettamente necessario. Oh cazzo. Ah vabbè, volete farmi provare la fase shooter. Aia, ma che cazzo? Ma vaffanculo. Ma ti levi? Oh cazzo, ma... Ma aia! Ma... Testa di cazzo! Merda, ma sono morto! Ma che figura del... Cazzo che ho fatto! Che mira di merda che c'ho! Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Ma ti stacchi, ma per Dio. Ma vabbè, ma cazzo, ma ti mordono e fai game over. Ma cazzo, sei cattivo sto gioco, mi piace. Mi ispira. Mi ispira male. Ma lo potrò prendere alle spalle, sicuro, perché la Naughty Dog è brava a produrre. Coltella subito. Via, fuori dai coglioni. Allora, quello là non ci vede, eh? Quindi io so che se lo prendo a mattonate... Oh cazzo, quello ci vede però. Questa mossa non è stata sozza. Una che ci vedono poco. Tensione sale. Guardate le animazioni, che belle. Si appoggia al muro per camminare, cioè. Ma io tutta quella roba lì come cazzo la smuovo? Così. Cazzo. Oh merda. Via. Via 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 via.
Merda, rega. Ho sbagliato strada, rega. Rega, strafigura di me. Via, 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 via. Cazzo, devo liberare la strada. Porca merda, salgono. Vabbè, no, non avevo molti dubbi sul fatto che sarebbero saliti. Tate così almeno ci vedo meglio. Merda! Raga, datemi un secondo. Oh, Cristo, 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 Cristo. Cazzo sono? Merda, se io tutti addosso. Via, 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 via. Cristo non muore. Cristo non muore. Cazzo. No, stai lontano. Stronzo. Vai a cagare. Muori. Muori. Stronzo. Bene, scendi. Bene. Allora, la cosa buona è che ho fatto piazza pulita. Però merda che fatica. Avevi dei dubbi? Andiamocene. Cioè, più che altro, cazzo, mi devo curare di nuovo. Meh, che panico, è finita la demo, regà. Grande tensione, grande gioco, bellissimo. Perdonate la mia giocata un po'... Come fai a non avere mai paura? Brutta. Chi dice che non ce l'ho? Però, così, una prima prova. Non vedo l'ora di avere il gioco fra le mani, ovviamente. E è un capolavoro. Su questo mi ci gioco tutto quello che volete. Lo prenderò in limited edition. Anche se ammetto che la limited edition non è bella come quella americana, ma ho già provveduto a completarla a modo mio. Poi vedrete. E non vedo l'ora di giocarci. Sicuramente vi farò un gameplay appena lo avrò tra le mani, dopo l'unboxing. E niente, noi adesso con questo bellissimo video di gioco ci salutiamo. E direi che ci vedremo nei prossimi giorni, probabilmente con un video con Bindle, che è da un po' che cerchiamo di registrare, ma per problemi di orari che non combaciano facciamo sempre una gran fatica. Però adesso dovremmo farcela, dovremmo riuscirci, quindi sicuramente arriverà quello. E niente, quindi io vi saluto, vi invito sempre come al solito a leggere la descrizione, a commentare, a mettere mi piace, a condividere su Facebook. Se vi sto simpatico, vi stiamo simpatici, perché vi ricordo, mi raccomando, seguite il nostro primo canale, abbiamo anche una new entry nello staff. Mi raccomando, condivideteci, fateci conoscere un po' ai vostri amici, così che ci fa sempre piacere avere del pubblico. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo col prossimo video. Ciao a tutti!